Allora, eccoci tornati in studio, ultima parte di TV7 Match che dedichiamo a questa figura, al generale Erwin Rommel, probabilmente l'ufficiale più famoso del Terzo Reich, sicuramente conosciuto, Ermanno, dai più come la volpe del deserto. Sì, è un generale che ha percorso praticamente dal 1914, che era già ufficiale, fino al 44, e quindi ha vissuto un periodo dell'impero prussiano e periodi appunto del Terzo Reich, Seconda Guerra Mondiale, dove fu scelto per simpatia da Rommel perché lo riteneva, scusi, da Hitler, perché lo riteneva una persona onesta, mentre gli altri erano un po' più birichini. Lui non aveva nessun vizio, non beveva, non fumava, rispettava, era fedele alla moglie, quindi per Hitler era l'uomo ideale di cui fidarsi, perché Hitler come carattere era molto diffidente. E quindi un personaggio, ma il percorso di Rommel fu un percorso di guerra, cioè fece oltre 30 anni di guerra e dimostrò di avere delle abilità. Poco strategico, molto tattico, ma ne parliamo subito dopo. Certo. Vi presento gli ospiti che ci accompagnano in questa parte della trasmissione e torno e saluto il professor Patrizio Zanella in studio. Buonasera. Buonasera e grazie di essere tornato qua nei nostri studi, storico e giornalista. Saluto in collegamento il dottor Giulio Bobbo. Buonasera Bobbo. Buonasera, grazie anche a lei di essere in collegamento, è uno storico, è un ricercatore dell'Istituto Veneziano per la Storia della Resistenza. Saluto in studio il professor Damiano Fusaro, buonasera Fusaro, grazie. Buonasera e grazie a voi. Grazie anche a lei per essere tornato qua nei nostri studi per raccontare, cercare di conoscere meglio questa figura, Ermanno, un generale e una figura ai quali sono stati fatti film, è stato ampiamente anche oggetto di studi, diciamo, tra virgolette. Certo, fu studiato soprattutto una tattica moderna, perché nella Prima Guerra Mondiale era una, diciamo, c'era un sistema, un fronte congelato, uno scontro frontale che era pressoché statico, e lui assieme a altri ufficiali inventò invece quello che era un fronte mobile, molto mobile e molto a sorpresa, e ne parleremo più tardi. E quindi cambiò quella che era la strategia e soprattutto a Caporetto questa strategia ingannò, fu una delle forme di inganno per cui poi Caporetto fu sfondata e con tutte le conseguenze. Ma Rommel è una pedina all'interno di una scacchiera molto ma molto più ampia che genererà la sconfitta di Caporetto, ma ripeto, poi lo andremo a dimostrare, non fu colpa degli italiani. Gli italiani non erano vigliacchi, come disse Cadorna, anzi, e si sacrificavano, ma la strategia di Cadorna era una strategia statica. Si trovò di fronte a un fronte mobile e fu quella la sorpresa fondamentale. E quindi se ci vogliono fare un piccolo incipit su Rommel, professor Zanella, e passeremo poi agli altri la stessa mansione, per capire questo personaggio a modo vostro, come l'avete intuito, come l'avete capito, come l'avete studiato. Prego. Erwin Rommel vive 53 anni, ma la sua passione per le cose militari le dimostra fin dalla giovinezza, un interesse per la strategia, per la logistica. Quello che è curioso di questo generale è che è ammirato da tutte le parti, sembra incarnare il modello del cavaliere medievale applicato alla logica della guerra moderna. Perché questo è il timbro che gli fa anche ottenere non poca ammirazione anche dai nemici. Ecco, ed è anche quello che intuisce il tramonto della Germania
già dal 42 e comincia a far di tutto per avvisare allo stesso Hitler, ma non viene ascoltato, non viene ascoltato. Quindi aveva una preveggenza proprio sul piano anche militare. Non a caso lo vediamo intuire, azzeccare molte mosse dove ha dovuto combattere, sia come strategia difensiva, se pensiamo all'Africa, a El Alamein. Lui si era reso conto che i soldati mandati in quel fronte di guerra erano delle risorse sprecate e c'era bisogno di questi migliaia di soldati sul fronte europeo. Quindi poi sul fronte, diciamo, anche ovest aveva intuito lo sbarco di Normandia, cioè senza raccontare tutte le sue imprese, ma questi episodi dimostrano la sua vedutezza sul piano militare e anche la sua comprensione dell'esito del conflitto. Grazie, grazie. Allora, Giulio Gobbo, professore, vuole dare una breve descrizione anche lei, secondo il suo punto di vista, come l'ha studiato questo generale così fantastico. Quando penso a Rommel, di solito mi viene in mente che lui incarna nel suo modo di essere, nel suo modo di essere un militare, un ufficiale sul campo, lo spirito che aveva l'esercito tedesco sia durante la prima guerra mondiale, ma soprattutto durante la seconda, cioè che era quello di addestrare soldati e ufficiali, scusate, in grado di prendere l'iniziativa, di sfruttare il momento che favorevole che si può creare nel campo di battaglia e sfruttarlo fino al massimo, quindi agendo anche in un certo senso slegato da ordini troppo stringenti o dal cosiddetto micromanagement che invece era tanto caro all'esercito italiano sia durante la prima che la seconda guerra mondiale. E poi appunto si può dire che così come le sue tattiche erano moderne, perché appunto lui contribuisce a creare un modello di filosofia d'attacco che poi vedremo svilupparsi non solo a Caporetto ma anche poi nell'offensiva di primavera nel 18, è anche un uomo del suo tempo, cioè lui non è uno Junker, quindi non è un esponente della nobiltà prussiana che sostanzialmente faceva la guerra da secoli, è un borghese, è una figura che cresce nella Germania a cavallo fra 800 e 900 e quindi così come ed è un uomo del suo tempo in molti aspetti, appunto come giovane ufficiale durante la Grande Guerra, come ufficiale che deve molto alle sue scelte, alle sue doti, ma anche a tutto un sistema di propaganda che era stato impostato per ispirare la sua figura dal punto di vista tedesco prima e poi dal punto di vista degli alleati, e che poi vede anche appunto nella sua tragica fine un esempio importante di quella che è stata la Germania della fine della Seconda Guerra Mondiale. Grazie, grazie. Dulcis in fundo, Damiano, un flash su questo generale. Allora, non posso che sottoscrivere quello che è stato detto finora e mi concentrerei su alcuni particolari, sul fatto che era apprezzato sia dai tedeschi ma in qualche maniera anche dagli inglesi, o meglio, Hitler ha bisogno di un generale del genere perché, come si diceva, non è dell'antica tradizione prussiana, Rommel è uno svevo, non viene da quella tradizione e quindi come Hitler lo sente anche in qualche maniera vicino a lui, perché Hitler Hitler austriaco e nei confronti dei generaloni, delle antiche tradizioni, aveva sempre dei forti contrasti. Rommel invece rappresentava uno nuovo che dimostrava fedeltà, non aveva vizi, non beveva, non fumava, non andava a donne, sempre pare appunto, sempre con la stessa donna, almeno così riportano, diciamo, la mitizzazione che è stata fatta. Dall'altro lato anche gli inglesi hanno bisogno di far vedere che loro valgono perché hanno un nemico valido, questo nemico è la Rommel. Si dice che Montgomery avesse attaccata la foto di Rommel nel suo quartier generale perché voleva vederlo. E poi, visto che siamo italiani, siccome si dice che gli italiani vanno alle guerre come se facessero le partite di calcio e fanno le partite di calcio come se facessero le guerre, se noi passassimo
il modo di combattere di Rommel al calcio. Lui era uno che giocava all'attacco, infatti a Caporetto la capacità è quella di rompere le linee, riuscire ad aggirare, insomma è molto... Non stava dietro i soldati, stava davanti. Stava davanti, era un comandante combattente che stava davanti, apprezzato dai suoi soldati, dagli altri generali visto un po' male, insomma spesso si scontra, anche vedremo anche con Kesselring ad esempio si scontra. Ma dicevo, uno che fa gioco offensivo, che purtroppo alla fine dell'ultima cosa che gli chiedono, quella del Vallo Atlantico, di giocare in difesa, e lui lì in difesa non era capace, era uno che giocava all'attacco. Caratteristica, grande tattica, pessima strategia. Certo, e parleremo di come è stato fatto il Vallo Atlantico. Parliamo dopo. Allora, torniamo all'inizio. E parliamo della Prima Guerra Mondiale, ma vorremmo anche inquadrare il contesto storico della Prima Guerra Mondiale e soprattutto vedere dove nasce Caporetto. Allora, tutti diciamo che è stata una battaglia dove il fronte italiano ha dovuto cedere perché i nostri soldati non valevano niente o comunque scappavano, ma in realtà è un po' come quel detto, un battito d'ali a Pechino può far scatenare un tornado a New York. Cosa vuol dire? Che Caporetto nasce a Zurigo, in Svizzera, ma soprattutto viene provocato da un certo Krupp, quello che faceva i cannoni, che facendo cannoni era ricchissimo. E un momento in cui l'impero prussiano è in crisi, diciamo, monetaria, promette all'imperatore di finanziare lui l'operazione Lenin, ovvero l'operazione che Lenin viene indotto a entrare in Russia per indebolire la Russia. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io ho un nemico debole perché all'interno c'è una rivoluzione, ricordiamo che Lenin 10 anni prima aveva fatto la rivoluzione ed era scappato in Svizzera per sopravvivere, quindi... E teniamo presente un altro fattore, che già una rivoluzione era successa in Russia, già lo zar era stato deposto, non in maniera cruenta, e già c'era un partito socialista che governava e che cercava anche lui in qualche maniera la pace. Però non aveva molta grinta in questo senso. Quindi la trattativa con i tedeschi, con i prussiani, tra il governo socialista e quello prussiano durava da tempo, e quindi per accelerare questo capovolgimento e indebolire il governo russo c'è il famoso treno di Lenin, cioè viene messo su un treno, dichiarato a livello internazionale non territorio germanico, passa e viene iniettato, e poi ne vedremo le conseguenze. Per cui passiamo al primo contributo, la Prussia finanzia Lenin, e questa operazione, vedremo la catena successiva, arriverà fino a Caporetto. Cosa strana, che normalmente non si cita, ma noi vediamo di ricostruirla. Lenin, arma prussiana. In Russia il governo provvisorio era incapace di prendere decisioni. Nonostante lo zar si fosse dimesso, ogni forma di armistizio era impossibile per le pretese degli imperatori prussiano, austriaco e ottomano. Lenin, a tutti gli effetti, era il grande e potenziale nemico ed era stato raggiunto un compromesso con l'imperatore Guglielmo II che era dettato da pura strategia bellica: far collassare l'impero zarista nel più breve tempo possibile. I prussiani, quindi, con il sostegno economico dei Krupp, storica dinastia tedesca famosa per la produzione di acciaio, armi e munizioni, utilizzano Lenin e organizzano il viaggio segreto in treno che avrebbe riportato Lenin dalla Svizzera in Russia, attraversando la Germania in guerra, per scatenarvi la rivoluzione. La Berlino dei Kaiser finanziò i bolscevichi con milioni di marchi, allo scopo di rovesciare lo zar e liberarsi così da uno dei suoi nemici nella Prima Guerra Mondiale. Secondo una stima del 1921, il finanziamento tedesco al Partito Comunista Sovietico avrebbe raggiunto complessivamente la cifra di 50 milioni di marchi oro dell'epoca.
In cambio Lenin accettò di essere manipolato perché il progetto prussiano gli consentiva di raggiungere il suo fine, trasformare il conflitto nell'agognata rivoluzione bolscevica. Lenin, agevolando il progetto prussiano, può essere accusato di alto tradimento e quindi le condizioni sono precise. Nessun contatto con i prussiani. Il mediatore è il rappresentante dei socialisti svizzeri che accompagnerà in treno i russi e sarà l'unico interlocutore con i tedeschi durante il viaggio. Sarà riconosciuto il diritto di extraterritorialità al vagone che sarebbe stato chiuso dall'esterno e dove prenderanno posto Lenin e i suoi accompagnatori. Nessuno potrà salire o scendere dal vagone. L'identità degli occupanti non sarà mai controllata. Il viaggio non avrà interruzioni fino alla Svezia. Così, nell'aprile del 1917, alla stazione di Zurigo, un gruppo di 32 emigrati russi, Lenin in testa, sale su un vagone speciale del convoglio diretto a Stoccolma. Il treno viaggiò senza problemi fino alla Svezia e poi in Finlandia. Ma la notizia del viaggio, che avrebbe dovuto essere segreto, aveva iniziato a circolare, soprattutto dopo il transito a Stoccolma. Quando Lenin scenderà dal treno alla stazione di Pietrogrado il 3 aprile 1917, dopo 17 anni, sarà accolto trionfalmente dai suoi sostenitori. Il virus è lanciato e la pandemia bolscevica passerà anche negli altri stati europei. Caduto lo zar, alla popolazione russa serviva una nuova figura di riferimento. All'epoca la gente non era abituata a decidere della propria vita. C'era l'imperatore, lo zar, il re, sono al limite della sopravvivenza e c'era bisogno di una guida che fosse capace. Tania mandava a Lenin tramite i conti esteri della famiglia Krupp. Nello stesso giorno, durante il secondo congresso dei Soviet a Pietrogrado, Lenin annuncia la presa del potere da parte dei bolscevichi ed emana due decreti. Il primo è un appello a tutti i paesi belligeranti per una pace equa e senza condizioni. Il secondo prevede l'abolizione della proprietà terriera senza indennizzi. Berlino aveva visto giusto. Lenin, nel dicembre del 1917, concorda con la Germania un armistizio e l'apertura di trattative di pace, portando la Russia fuori dal conflitto mondiale. Ecco, questo diciamo sono i prodromi di una sconfitta di Caporetto e poi vedremo il proseguo. Professor Zanella, vuole entrare nel merito come questa tattica che diciamo non è un conflitto di armi ma è un conflitto di ideologie, di ideali. Qui è la diplomazia e la strategia militare che entrano in campo. La diplomazia deve trovare una soluzione perché dopo 3 anni di guerra gli eserciti sono oramai allo sfascio, non si possono più continuare a mandare uomini alla morte deliberatamente come si è fatto nei primi 2 anni di guerra e quindi bisogna cercare di dare una svolta al conflitto e il filmato ha fatto ben capire come la Germania favorisca questo rientro di Lenin a Mosca per facilitare che cosa? La fuoriuscita della Russia dal conflitto e lasciare il fronte est alla Russia stessa, non doveva più essere un ulteriore fronte di combattimento. Che era il fronte più grande della guerra, quello verso la Russia tra Germania, Austria e Russia, era un fronte esteso. Sì, è chiaro che lì si giocava molto dell'espansione della Germania e anche dell'impero austro-ungarico, che non poteva più competere con un conflitto a est e con un conflitto a ovest. Ricordiamo che appunto da quando nel 15 era entrato in guerra anche l'Italia si era trovato a fronteggiare tutto il confine italiano a est sull'Isonzo, ecco. Sì, quindi per l'Austria, per l'impero austro-ungarico in questa fase uno dei due interlocutori, l'Austria in questo caso era alleata alla Germania, bisognava a tutti i costi eliminare la presenza di una spina che ormai stava per diventare sempre più potente a est, tenendo conto anche di un'altra cosa, che la guerra interna alla Russia aveva cominciato anche a dare delle conseguenze di apatia, di stanchezza, di soldati che ormai, c'è qualcuno che ha usato questa metafora, combattono con gli stivali. Che cosa vuol dire? Combattono con la fuga, sono stanchi di combattere questi soldati sul fronte orientale, per dire, anche di marca russa. Per cui
c'è bisogno di dare una svolta. La rivoluzione provocata indirettamente e le continue spallate che l'esercito italiano stava cercando di portare sull'Isonzo sono elementi che portano sia la Germania da un lato, sia l'Austria dall'altro a tacitare i vari fronti di guerra, soprattutto a est per quanto riguarda la Russia. Certo, certo. Professor Bobbo, ci vuole descrivere il fronte russo, la debolezza del fronte russo e l'impegno notevole da parte dei prussiani e degli austriaci su quel fronte, perché è un fronte molto esteso e quindi difficilmente da trattenere, da tenere. Allora, il fronte orientale della Prima Guerra Mondiale è estremamente, non è molto conosciuto, almeno non, sì, insomma, esatto, non in Italia, non nell'Europa occidentale, ma è molto interessante non solo per poi come è andata a finire, ma anche perché è stato un fronte estremamente diverso da quello che abbiamo avuto noi italiani sull'Isonzo o quello che hanno avuto francesi e inglesi fra Francia e Belgio, perché è stato un fronte dove sì, c'è stata battaglia di trincea qualcuna, ma ci sono state anche grandi battaglie di movimento con disfatte importanti articolate lungo non solo con un'avanzata tedesca all'inizio e poi una battaglia di posizione in avanti in successivamente. Ad esempio mi viene in mente la grande offensiva di Brusilov, che comunque aveva messo in imbarazzo le truppe tedesche e le truppe austriache. Ovviamente il problema era che entrambi gli imperi centrali, gli imperi centrali avevano alcuni tipi di problemi, ma l'impero russo ne aveva uno più grande, cioè era uno Stato, era un modello di governo che aveva irrimediabilmente datato, che aveva già dato i primi segni di cedimento con appunto la guerra russo-giapponese, che aveva visto per la prima volta un paese non occidentale sconfiggere una quello che si pensava essere la più forte potenza militare diciamo bianca, diciamo, sì, perché parlare dei russi come occidentali non è sempre possibile, ma diciamo le forze armate europee. E poi c'era stata la prima rivolta nel 1905, noi tutti conosciamo la corazzata Potemkin, che parlava di alcune delle proteste che c'erano state. Quindi c'era un problema di tipo di governo, c'era un problema di tipo militare, nel senso che c'erano dei buoni ufficiali russi, ma tanti ufficiali russi erano semplicemente elementi della nobiltà, che erano ufficiali perché erano nobili, che non, praticamente non parlavano con i propri soldati, gli infliggevano perdite enormi pensando che comunque sarebbe sempre andata bene così. Da questo punto di vista non era molto lontano da quello che faceva Cadorna, ma l'approccio era diverso. E senza parlare della cronica mancanza di equipaggiamenti, basti pensare ad esempio che a un certo punto l'impero russo comprava fucili dall'America, se li faceva mandare, perché non aveva letteralmente abbastanza fucili, e parliamo, così come non c'erano abbastanza maschere antigas per un esercito enorme, per cui diciamo il famoso treno di Lenin è un'ottima escamotage diplomatico per dare una spallata a un sistema che stava già collassando. Poi io avrei anche delle opinioni su quanto per mettere in correlazione questo viaggio con Caporetto, ma non voglio portare via tempo agli altri. No, ma ne parleremo prossimamente, perché vediamo come poi questo fronte viene spostato. Fusaro. Sì, è indubbio che per questi episodi vale sempre l'assioma che il nemico del mio nemico è mio amico, e quindi si cerca di indebolire in qualche maniera. E poi abbiamo l'eterogenesi delle cause, cioè spesso i fenomeni storici, noi molto velocemente magari sui libri si da una causa, in realtà sono varie cause che si concatenano e che poi per destini molto strani, per a volte anche fortuna, insomma, a volte capitano le cose e poi succedono, ma soprattutto
testimoniano ancora una volta come per fare la guerra servono anche le risorse. La guerra si fa per i soldi, ma soprattutto si porta avanti se si hanno le risorse. E sia nella Prima Guerra Mondiale che nella Seconda, a un certo momento la sconfitta arriva anche per un venir meno di alcune risorse, di alcune potenzialità. È chiaro che nella Prima Guerra Mondiale gli imperi centrali cercano il più possibile di indebolire questo Stato russo che all'epoca dei fatti era probabilmente rimasto indietro, era quasi al Medioevo ancora come, se vogliamo, come organizzazione. Tant'è che l'assurdità un po' che viene sempre raccontata è come nello Stato, cioè la rivoluzione comunista che doveva avvenire secondo le teorie di Marx e Engels, doveva avvenire negli stati più industrializzati e più evoluti, in realtà si manifesta e si realizza nello stato più arretrato. Ma questo perché questo fa parte della storia, questo perché qualcuno anche ha investito, poi sono sempre i soldi che fanno girare. No, diciamo che il concetto comunista non è tipicamente operaio. Se uno muore di fame perché è un contadino, ma volentieri si allea a un partito che lo illude di poter superare tante cose e di conseguenza ha un'adesione comunque dei contadini. Infatti uno dei problemi di Stalin è creare il partito operaio, perché erano tutti contadini, ecco, questo è un altro fattore, poi lo vediamo. Allora passiamo al secondo contributo, così vediamo la connessione tra la rivoluzione bolscevica e Caporetto. Poi naturalmente il nostro interlocutore Giulio Bobbo ci spiegherà la sua opinione in questo senso. Prego. Caporetto, la guerra lampo di Rommel. Con la pace di Brest-Litovsk, il 3 marzo 1918, la Russia usciva dalla Prima Guerra Mondiale dopo la presa del potere a Mosca da parte dei marxisti. Gli imperi centrali poterono così spostare le truppe sul fronte occidentale francese e attivare l'offensiva di Caporetto. Le forze prussiane trasferirono tutto il loro potenziale bellico a Occidente, compresi gli armamenti che avevano conquistato in Russia prima della firma del trattato. Stiamo parlando di oltre 150.000 uomini, 5.000 cannoni, 2 milioni di proiettili di artiglieria, ognuno del peso di mezzo quintale. Solo per tirare i cannoni, una volta scaricati dai treni, ci vollero 30.000 cavalli. Per trasportare tutto il materiale furono necessari 2.400 treni che attraversarono l'Europa, perché questi reparti tedeschi arrivavano dalla Romania, dall'Ucraina, dalla Francia, 100.000 vagoni ferroviari da caricare e scaricare. Ma i tedeschi portarono sul fronte italiano anche nuove tecniche di battaglia. Non più lo scontro frontale in una guerra di posizione di stile ottocentesco, ma lo sfondamento in punto delle linee difensive, in modo da poter infiltrare nelle retrovie avversarie forze di guastatori. A soli 26 anni Rommel era un giovane ufficiale del battaglione fucilieri da montagna del Württemberg, impegnato sul fronte di Caporetto. Entrato nelle truppe d'élite dell'Alpenkorps, era reduce da precedenti esperienze al fronte in Transilvania. In pochi giorni di combattimento, Rommel, con attacchi a sorpresa concentrati su punti critici, aggirando le linee con operazioni imprevedibili, si trovò alle spalle delle trincee italiane, interrompendo le comunicazioni tra il comando italiano e la prima linea del fronte. A differenza delle forze tedesche, che una volta decisa la strategia avevano indipendenza decisionale, per gli italiani nessuna iniziativa veniva presa senza che arrivasse l'ordine di Cadorna. Così, quando gli incursori di Rommel tagliano le comunicazioni, Cadorna resta isolato. Gli italiani sono spiazzati, Cadorna non può dare ordini e i suoi ufficiali al fronte non sanno che fare. Sarà questa la strategia vincente che permetterà agli austro-tedeschi di far cadere il fronte italiano. In 80 ore di combattimento Rommel avanzò con i suoi uomini di 50 km, catturò 15.000 prigionieri e subì un numero ridottissimo di perdite, 9 caduti e 50 feriti. Gli italiani, provati dalle precedenti 11 battaglie dell'Isonzo, in larga misura furono sorpresi dall'azione fulminea dei tedeschi e spesso furono circondati senza la possibilità di reagire. Lo shock causato dall'avanzata di Rommel contribuì al crollo del fronte italiano in uno dei settori decisivi in cui le armate del Regio Esercito collassarono durante l'offensiva, dando l'impressione ai soldati di essere circondati da ogni lato.
L'avanzata proseguì poi oltre il tagliamento sulla strada militare del Vajont, culminando con una nuova offensiva a tutto campo a Longarone. Rommel, il 10 novembre 1917, ricevette la resa delle truppe italiane in ritirata, comunicando di aver catturato 200 ufficiali, 8.000 uomini, 20 cannoni da montagna, 60 mitragliatrici, 250 carri carichi, 600 bestie da soma, 12 camion, con la perdita di un solo uomo e due feriti. Ecco, allora la parola a Giulio Bobbo sulla... L'effetto di questi soldati che venivano dal fronte russo e vengono scaricati sul fronte italiano, ma anche sul fronte francese. Sì, io volevo dire questo. Allora, non c'è dubbio che il fatto che sostanzialmente la Russia in tempi relativamente brevi cessa di essere un nemico per gli imperi centrali, porta a delle conseguenze catastrofiche per le forze dell'intesa, e ne sapranno qualcosa appunto gli inglesi e i francesi che erano in Europa occidentale, non ne potevano più e si trovano di fronte questa offensiva. Però io direi che quando andiamo a parlare di Caporetto non si può parlare di una cinematica in cui la rivoluzione d'ottobre ha un ruolo importante, perché se noi andiamo a guardare le date vediamo che questa offensiva è stata programmata ancora verso la fine la fine di agosto, di settembre, che ha portato a un intervento sì di truppe russe che arrivavano dal fronte russo, truppe tedesche che arrivavano dal fronte russo e che poi si rivelano fondamentali, ma alla fine stiamo parlando di 7 divisioni, che non sono moltissime. Il problema è che queste 7 divisioni hanno questo nuovo modello di usare come punta di diamante delle truppe altamente specializzate, truppe d'assalto, le prime del loro genere, sostanzialmente tagliano il fronte come coltello nel burro, riescono a portare avanti vengono presi dai fianchi e portano sostanzialmente al collasso del fronte. Quindi quello che stava succedendo sul fronte russo ha un'importanza secondo me assolutamente relativa per quanto riguarda Caporetto. Se invece andiamo a parlare dell'offensiva di primavera, che poi vedremo sul fronte occidentale, allora là no, perché lì non si parla più di sette divisioni che vengono spostate in Italia per i giorni dell'attacco e poi riportate indietro subito, ma parliamo di più di 50 divisioni che cambiano la massa critica tedesca. Questa massa critica tedesca nasceva dal fatto che la Germania, la Prussia e l'Austria non avevano più un fronte verso est. Sì, quindi non avevano più un fronte verso est, ma nella primavera del 18, sì. Non nel novembre del 17, non a fine ottobre 17 in Italia. A fine ottobre 17 in Italia sì, c'era una situazione che si stava evolvendo in Russia, ma la rivoluzione d'ottobre doveva ancora esplodere, quindi l'evoluzione che poi vediamo e che porta al cambiamento dell'offensiva, che in un primo momento l'offensiva di primavera ha dei risultati in Europa occidentale, a Caporetto non sono ancora, è ancora troppo presto per vedere un'influenza importante di questo fatto su quello che è successo in Italia. A Caporetto i problemi sono tanti. Il problema è, come è stato detto, la strategia italiana per la quale si deve fare un micromanaging delle truppe, per cui se si separano le truppe dalla propria catena di comando, gli ufficiali subalterni non sono addestrati a ragionare con la testa propria, a prendere l'iniziativa. Tutto lo schieramento italiano è impostato per l'attacco, per cui non ci sono praticamente riserve strategiche alle spalle, quasi tutte le truppe sono concentrate proprio addosso al fronte nel momento in cui vengono colpite, investite. Prima cerchiamo di ricordarci, era notte, c'era la nebbia, arriva il gas e neanche se ne accorgono, cominciano questo
queste Sturmtruppe tedesche cominciano a infiltrarsi e a sembrare che siano ovunque. I soldati italiani e gli ufficiali italiani non sanno come reagire. Nel giro di poche ore c'è il collasso di un fronte. Poi è vero che tanti soldati erano stanchi, erano stati trattati male, gli si erano chieste cose con una crudeltà a volte inutile, semplicemente perché Cadorna aveva le sue idee. Ma diciamo, in questo contesto la rivoluzione d'ottobre secondo me ha un'importanza assolutamente marginale. Ecco, allora c'è un altro fattore che normalmente non si parla di questo caporetto, dalla parte degli austro-ungarici e dei prussiani. Cioè i prussiani disprezzavano i soldati austro-ungarici. I soldati austro-ungarici non erano assolutamente motivati. Soprattutto perché, per esempio, quelli, gli italiani che abitavano a Bolzano, a Trento, eccetera, venivano mandati sul fronte dell'est e quelli, naturalmente, gli ungheresi venivano mandati sul fronte italiano, ma sappiamo che questi soldati non sono motivati. C'era una debolezza interna dell'impero asburgico perché la gente non si identificava e ne avevamo avuto già un sentore abbastanza importante nel 848, quando c'è la rivoluzione. Cioè è difficile da... non è più un impero compatto. La gente incomincia a pensare a modo proprio e non essere omologata. I soldati prussiani disprezzano perché gli austro-ungarici non hanno quella forza, così come non ce l'hanno gli italiani. Quindi è un fronte statico perché nessuno dei due effettivamente ha la forza di sfondare, anche se Cadorna dirà al re all'inizio della guerra 4 spallate e ne arriviamo a Vienna, ma era tutta una cosa, non sapeva, che gli italiani non erano motivati a farlo. Non c'è stata nessuna motivazione patriottica. Sarà Diaz dopo invece a motivare, dice ci hanno conquistato il territorio e allora gli italiani cominceranno a sentire un senso di protezione del territorio chiamato anche poi patriottismo. Perché? Perché sono direttamente coinvolti e quindi capiscono una guerra che prima non capivano. E la stessa cosa succede in Austria. Gli austriaci non austriaci che abitano a Vienna, ma diciamo dell'impero, non sono motivati. Quando arrivano i prussiani riescono a sfondare, seppur pochi, perché i prussiani sono stati allevati e diciamo allenati con un'altra mentalità ed è quella che riuscirà a sfondare. È l'inizio della smagliatura di un sistema che era il fronte italiano, che poi sarà arricchito naturalmente dal resto delle truppe che verrà portato nel fronte italiano, ma soprattutto nel fronte francese. E nel fronte francese certamente abbiamo il famoso episodio che migliaia di soldati buttano per terra il fucile e dice adesso ammazzateci, però ci sono gli americani che sono già arrivati, non sono sul fronte, si preparano a affrontare la guerra e saranno loro poi che danno una svolta per riuscire a rompere il fronte prussiano che è ricco, è armato, ma è privo, come diceva appunto Fusaro, è privo di risorse perché gli americani gliel'hanno tagliate tutte. La seconda guerra mondiale, la fine della seconda guerra è esattamente la stessa cosa. Mancano le risorse, per cui è inutile che noi andiamo a sparare se non abbiamo le pallottole. Zanella, prego. O Fusaro, prego. No, niente, volevo solo un inciso velocissimo. Ricordiamoci che a Caporetto Rommel è un tenente, se non sbaglio. Sì. È un tenente. La particolarità è proprio questa. Loro sono addestrati a prendere delle decisioni. Mentre l'esercito italiano aveva la linea di comando che doveva essere rispettata in maniera gerarchica, in cui Cadorna, con tutto il suo carattere, con tutte le sue bizze, e non solo Cadorna, perché anche Badoglio non è che ci fa una grandissima bella figura, però siccome bisogna coprire, poi non viene detto tutto quanto. Rommel invece, con questo gruppo che fanno la tattica dell'incursione, la tattica, cioè le mosse immediate, perché ricordiamoci appunto Rommel, grande tattico, non stratega, con la tattica e soprattutto ha la possibilità di prendere delle decisioni, di intervenire al momento.
riesce con un'azione fulminea, con un gruppo di, si parlava addirittura 300-400, cioè non aveva un grandissimo battaglione, riesce a prendere. Ecco che è il trionfo della possibilità di decidere, la capacità di pensare e decidere, cosa che agli italiani non era concessa. Prego, professor. Sì, Danale. Aggiungiamo un quadro geografico da tenere presente, che nell'estate del 16-17 era stato attentato lo sfondamento sull'altipiano di Asiago. Gli austriaci erano ormai timorosi di perdere anche o di vedersi sfondare un'avanzata italiana da quelle parti, per cui organizzano questa battaglia, diciamo, ben orchestrata da Rommel, il quale a soli 26 anni appunto si avvale, come è stato ben sottolineato, di uomini e ben addestrati, di armi leggere e mitragliatrici che possono trasportare, mentre da prima le armi erano piazzate sui picchi delle montagne. Ricordiamo, la guerra concepita da Cadorna era sorvegliare i picchi e attacchi frontali e portare gli uomini appunto davanti, diciamo, al nemico fino all'esaurimento delle pallottole, perché gli ultimi potessero superare diciamo l'ostacolo della appunto della barriera umana che c'era, o della trincea. Allora, questi fattori, da un lato l'Austria ha bisogno di alleggerire la pressione che c'è a ovest sull'altipiano di Asiago, dall'altro lato c'è bisogno anche di interrompere le 12, le 11 battaglie dell'Isonzo che Cadorna aveva continuamente promosso. Ecco che questa spedizione, ben orchestrata, come è stato detto, con l'ausilio, armi, unità leggera e, come è stato ben ricordato, la complicità atmosferica, l'uso di gas e anche le condizioni meteo, perché pioveva. E un'altra cosa che diventerà anche questa fondamentale in quel frangente, l'uso massiccio dell'artiglieria austro-ungarica, che rompe i contatti, i fili di collegamento fra i vari comandanti e le unità, che impedisce di capire che cosa stia succedendo. Il soldato non fa la figura della persona timorosa accusata, o del traditore accusato da quel bollettino di Cadorna che poi sarà costretto a rimangiarsi e a ritirare, ma è la mancanza di informazioni che non ricevono dai comandanti, a cominciare da Badoglio, che era lì, che doveva contrapporsi con una sua artiglieria, ma non fa sparare nessun cannone. Certo. Quindi sono tutti fattori che vanno ben considerati prima di addossare una responsabilità alle divisioni che, dove hanno potuto combattere, si sono anche comportati egregiamente. Certo, e teniamo presente che questa tattica di Caporetto, questa tattica prussiana, nasce da un allenamento che fanno sul fronte russo. Perché il fronte russo non è un fronte statico come quello a sud, è un fronte in movimento, e diciamo che il generale Rommel acquisisce questa tattica, e poi, perché lui è sul fronte russo, viene trasportato poi sul fronte italiano, è questo che aiuta a fare quel disastro, una serie di coincidenze, non c'è una causa unica, ma c'è una serie di, diciamo, fattori che arrivano allo sfondamento delle nostre linee. E allora passiamo al prossimo contributo, il contributo numero 3, di chi fu la colpa di Caporetto. Direi che di recente la polemica contro Cadorna è diventata ancora più aspra. Ci sono dei movimenti per togliere il suo nome alle tante vie e piazze che in Italia sono intitolate appunto a Cadorna. Si è mai accertato veramente chi è stato responsabile di questo disastro? La responsabilità se la sono rimpallata tutti, i militari accusavano i politici, i generali accusavano i soldati semplici. Caporetto è stato un disastro nazionale, una tragedia nazionale spaventosa, con province occupate, profughi. E come sempre in Italia, quando c'è una tragedia nazionale, cosa si fa? Si nomina una commissione parlamentare d'inchiesta. E la commissione parlamentare d'inchiesta ha attribuito molte colpe ai generali, a partire da Cadorna. Ma Cadorna non ci stava, secondo lui la colpa era dei soldati che non combattevano, era del popolo italiano. E Cadorna nei giorni di Caporetto dice: questo paese, l'Italia, di retori, di chiacchieroni, di indisciplinati, si merita quello che gli succede.
Ecco, abbiamo strappato un pezzettino di Barbero di cui io sinceramente non sono assolutamente d'accordo, perché questo è l'effetto di Caporetto, non sta parlando di Caporetto, e normalmente Barbero ha la sua tecnica, quella di fare un po' il Walt Disney delle guerre, e invece Caporetto è una cosa molto tragica ed è vissuta dagli italiani e ha delle cause molto importanti. Allora, lei come commenta questo pezzo di Barbero? Ha scritto anche un libro poderoso su Caporetto, uscito appunto durante gli anniversari della Grande Guerra qualche anno fa. Si dimentica anche un clima politico dove il pacifismo, che era sostenuto da alcuni partiti, viene utilizzato e strumentalizzato come un influsso che va a indebolire le motivazioni patriottiche dei soldati, e anche questa è una manovra del tutto diciamo sconsiderata. Che ci fosse una rigida disciplina, che ci fossero fattori eccetera, sì, però direi che Caporetto, una volta analizzate le cause, e che neppure la commissione parlamentare poi ha chiarito ma ha solo indebolito, va associato un altro nome, Vittorio Veneto, che, perché quello stesso esercito che viene poi raccolto, che viene portato con una diversa motivazione a combattere, dimostra che non era quell'esercito che si era arreso o che si era, diciamo, umiliato davanti all'avanzata del nemico. Per cui Caporetto sì, per uno sfacelo, ma dei comandi che non sanno impartire gli ordini e non danno retta, attenzione, neppure alle soffiate che erano arrivate, perché erano arrivate informazioni precise che gli austriaci avevano attaccato quel giorno e quella tal notte eccetera eccetera, ma Cadorna li considerava solo depistaggio, non le prende mai in considerazione, quindi anche queste sono responsabilità da attribuire ai comandi. E com'è possibile che un esercito allo sbando, in pochissimi mesi cambiato il comandante, riesca a fare l'opposto, cioè a ricacciare gli austriaci e a sfondare a Vittorio Veneto? Ecco, forse Caporetto sì, come disastro temporaneo, ma perché sono saltati i comandi, non certo l'esercito italiano. Certo, ma gli italiani, professor Bobbo, si meritavano questa guerra. Che cosa ha portato questa guerra alla fine? Ha portato alla occupazione due pezzettini d'Italia, Trento, Trieste, o forse anche poi con la rivendicazione dell'Istria e tutto il resto, o ha portato ad un disastro? Prego. Allora, innanzitutto vorrei fare una precisazione. Sì. Anche se diciamo gli Junker tedeschi continuano a essere una componente importante dell'esercito tedesco durante la prima guerra mondiale e in parte durante la seconda, se vogliamo parlare di Caporetto non dobbiamo parlare di prussiani ma di bavaresi. Perché le truppe che hanno combattuto a Caporetto erano quasi tutte divisioni di montagna, tipo i nostri alpini, e avevano ufficiali, diciamo, bavaresi o di quello che adesso si chiama Baden-Württemberg, tanto non a caso Rommel viene da quello che oggi si chiama il Baden-Württemberg. Poi, quando si è detto la colpa di Caporetto, allora io come storico tendo a pensare che quando si parla di un evento così importante, così totalizzante, non è possibile trovare una singola colpa, così come in ogni grande incidente non c'è mai una singola causa ma un insieme di cause. Però se proprio vogliamo parlare di colpa, se vogliamo toglierci un sassolino, io direi che un comandante in capo che dopo aver avuto carta bianca per 2 anni e ha ottenuto dei risultati tutto sommato limitati, cerca di uscire da una situazione di crisi dando la colpa alle proprie truppe, questo è un buon colpevole, perché questa è la negazione della leadership, e non solo oggi. Sei tu in comando? Sei tu responsabile? Anche perché Cadorna, si parlava del patriottismo, della motivazione dei soldati italiani, nel periodo di Cadorna erano in pochi quelli che usavano la parola motivazione. Cadorna diceva: tu sei un soldato, tu sei un contadino che va a combattere, tu combatti perché te lo dico io, perché io comando, tu sei il soldatino e fai quello che ti dico io, e quando tornerai a casa, se ci torni, farai quello che ti dirà il governo.
certo. Non hai bisogno di sapere perché, non hai bisogno di sapere se ho ragione o se ho torto. Io comando, io ti dico quello che devi fare. Ovviamente, ovviamente questo porta, porta a delle conseguenze. Ed è vero che l'esercito di Vittorio Veneto è quello che è di Caporetto, ma io senza arrivare a Vittorio Veneto direi anche l'esercito che ha fermato gli austriaci e i tedeschi sul Piave, quindi stiamo parlando non di mesi dopo ma di settimane dopo, è sempre lo stesso. Nel momento in cui a un soldato gli si dà una motivazione, una visione d'insieme, un comando, una leadership, il soldato fa il suo lavoro, che sia italiano, che sia austriaco. I soldati poi è un fatto che i soldati italiani combattono bene in difesa, poi in realtà noi sappiamo che le truppe che hanno combattuto lì erano anche truppe bosniache, truppe ungheresi. Gli ungheresi erano particolarmente temuti dagli italiani perché erano molto determinati. Per quanto riguarda se ne valeva la pena, io penso che, per fortuna mia che devo risponderle adesso, è passato un secolo, più di un secolo da questi eventi, e posso dirle che quello che è successo in Italia non è diverso da quello che ad esempio era successo allo stesso impero tedesco o anche agli altre nazioni sconvolte. Cioè l'Italia che è entrata in guerra nel 14, nel 15, così come quelle che sono entrate nel 15, nel 18 non esistevano più, perché quattro anni di guerra, tre nel caso nostro, avevano completamente alterato la società per sempre. Noi ce ne saremmo accorti molto presto con il Biennio Rosso, con lo squadrismo, con l'involuzione dell'Italia liberale in una dittatura fascista, ma di fatto nessuno aveva mai legato alla guerra, cioè la guerra con un grado di devastazione e di lutti così generalizzati, così come è stata nella Prima Guerra Mondiale. A me, io devo dire che apprezzo molto Barbero per il suo modo di narrare, anche se ovviamente parla di molte cose diverse, però quando lui dice che una certa forma, la paura che si era avuta durante la Prima Guerra Mondiale per le perdite devastanti che c'erano state, questa paura è stata capace di ritardare la Seconda Guerra Mondiale di almeno un anno, perché a Monaco tante persone hanno deciso di consegnare un paese indipendente uno stato aggressore, perché la guerra è brutta. E anche al giorno d'oggi si dice che noi dovremmo fare la pace perché la guerra è brutta, però poi appunto c'è sempre qualcuno che paga. Scusatemi la deviazione. No, no, prego, anzi, questo è importante, perché quello che conta è raccontare la storia, perché dalla storia riusciamo a capire, imparare qualcosa, quindi le varie opinioni servono ad approfondire. Prego. No, alla domanda appunto se il popolo italiano meritava. Io credo che nessun popolo meriti mai la guerra. Poi è chiaro che le guerre purtroppo nella storia si sono sempre fatte, a volte la guerra viene individuata anche da chi comanda come appunto una prosecuzione della politica solo con mezzi diversi, e quindi purtroppo si finisce in queste situazioni. Concordo con il professor Bobo quando dice che un leader, uno che comanda, che alla fine della guerra scarica la colpa sui suoi soldati, non è un leader. Questo è innegabile, insomma. Poi c'è da dire anche questo fatto tipicamente italiano del discorso di riuscire a riemergere dalle difficoltà. Purtroppo troppe volte è stato così. Fortunatamente abbiamo avuto anche dei buoni risultati, però quanto sono costati questi risultati? Certo. Ricordiamoci tra l'altro che le incongruenze di questa Prima Guerra Mondiale, soprattutto in Italia, saranno l'antesignano del fascismo, perché quando a questi soldati che vengono mandati al fronte gli si promette della terra e quando tornano a casa questa terra non c'è, è chiaro che poi diventano quei reduci che nel preciso momento in cui l'uomo forte dichiara qualcosa di diverso da quello stato che li aveva traditi, sono i primi ad aderire a queste informazioni. Certo, esattamente come è successo nel bolscevismo, aderivano dove vedevano un futuro, un potenziale futuro, che poi questo futuro sia diventato un'altra tragedia, come è successo in Russia o col fascismo italiano, questo l'abbiamo come testimonianza. E allora c'era un detto, mi pare che fosse di Cadorna, forse un po' una memoria corta: i soldati costano meno delle bombe, vero professore? Sì. Sì, possiamo dire anche questa
assenza, come è stato ben sottolineato, di motivazione, che non c'erano i valori di patria. Se si leggono le lettere dei soldati al fronte, che erano anche uno spaccato di una corrispondenza, non parlano mai di patria, non parlano mai di nazione, parlano solo di fame. Devono anche dirlo o non dirlo, perché venivano censurate. Quindi la motivazione riesce solo gradualmente a instillarla, come si dice, Diaz, subito dopo, quando comincia a consegnare le licenze perché possano tornare a casa. E poi la guerra cambia volto anche sul piano strategico, perché fino a Caporetto la guerra era stata concepita solo in termini di avanzata, offensiva. Sì. Con Caporetto si trovano il nemico in casa, ed è lì che cambia la prospettiva. Fanno i conti allora di che cos'è la propria terra, di che cos'è la propria patria, perché si rendono conto che hanno queste presenze, questa occupazione. Fra l'altro, la paura, il timore che veniva appunto dagli austriaci era appunto che dai bosniaci arrivassero addirittura i turchi. Mamma, i turchi, questa è uno dei gridi, è una delle grida che avevano i soldati, e avevano addirittura il terrore che ammazzassero, stuprassero le donne, come è anche successo del resto. Certo. Quindi il terrore e il panico sono evidenti, perché la guerra si trova, il soldato italiano si trova a vivere la guerra dal punto di vista strategico-militare diversa da come era stata pensata, cioè di avanzata e di conquista e di offesa. Lo tocca direttamente. Tocca con mano, che adesso deve salvare i campi, deve salvare il pascolo, e consideriamo anche la scarsa considerazione dell'esercito di Cadorna, che aveva ipotizzato la ritirata fino al Po. Al Po, sì, esatto. Fino al Po. Quindi rimane allibito, e qui dobbiamo considerare il ruolo anche del re. In questo caso il re, che si muoveva sui vari fronti di guerra, da una, almeno la figura carismatica, la monarchia godeva ancora di un'ascendenza, se vogliamo. Comunque dicono che anche il re abbia potuto galvanizzare con la presenza, certo, i soldati, ecco, certo, e fare bloccare l'avanzata sul Po, sì, e sul Piave. Da un punto di vista, brevemente, da un punto di vista strategico, sarebbe stato meglio che gli austriaci e i prussiani arrivassero fino al Po, perché sicuramente non erano in grado poi di fare i rifornimenti, avrebbe indebolito il fronte, e probabilmente non avremmo avuto anche più forza nell'aggredire poi, per una questione, come succederà poi, perché il fronte tedesco che arriva sul Piave è un fronte che patisce la fame, non ci sono sistemi di approvvigionamento, e lì è uno dei punti di debolezza. Ma adesso mi fermo un attimo, perché abbiamo la pubblicità, e dopo riprendiamo col prossimo contributo.